Buongiorno a tutte, oggi andremo a vedere quali punti autotrattare in caso di problemi legati al ciclo mestruale e in particolare al dolore. Il primo punto che andiamo a localizzare si chiama rene 3 o ruscello maggiore e lo possiamo individuare calcolando il punto mediano che c'è tra il tendine d'Achille e il bordo interno del malleolo. Durante questo autotrattamento possiamo utilizzare l'acqua aromatica di Salvia sclarea, una pianta molto affine all'universo femminile, e l'olio essenziale di camomilla blu che aiuta a distendere in caso di dolore. Vaporizziamo sull'aura l'acqua aromatica di Salvia sclarea e nel palmo della nostra mano possiamo mettere alcune gocce di camomilla blu e per autotrattare i punti. Quindi sull'altro piede localizziamo, partendo dal malleolo interno verso il tendine di Achille, l'altro punto, rene 3, è indicato una pressione appunto che non scateni il dolore, ma che stimoli a livello energetico. Quindi una pressione che sia dolce, delicata, seppur ferma e decisa, costante. La pressione può durare da un minimo di 30-40 secondi fino ad un massimo di 2-3 minuti. Gli altri punti che andremo a trattare attraverso il palmo della mano, in questo caso, sono i punti del meridiano vasoconcezione, che in particolare possiamo trovare sotto l'ombelico. Ci sono, sono circa 3 o 4 punti, vasoconcezione 3, il vasoconcezione 4 e vasoconcezione 6. Possiamo trattarli mettendo il palmo della mano, quindi sotto l'ombelico, l'altro palmo sopra e praticare in senso antiorario un massaggio, quindi una pressione costante ma delicata. Questo è un punto di focalizzazione dell'energia vitale. Corrispondendo un po' al nostro centro di gravità, e quindi lo trattiamo con grande onore, ritornando proprio al nostro centro. Anche in questa pressione, in questo massaggio, è consigliato focalizzarci proprio sul nostro respiro, rendendolo profondo e appunto accompagnando con ispirazioni ed espirazioni l'autotrattamento. L'altro punto che andremo a trattare per armonizzare il tema del dolore mestruale è Milza Pancreas 6 o riunione dei tre yin, che possiamo localizzare sulla faccia interna della gamba. Quattro dita trasverse sopra il malleolo, posizioniamo in questo caso il polpastrello del pollice e ci appoggiamo proprio al bordo della tibia. Sono punti appunto che possiamo trovare dolorosi, per cui massaggiare delicatamente in senso antiorario per disperdere il dolore. Ricordiamo sempre di trattare il punto su entrambe le parti, quindi poi
anche sull'altra parte. L'ultimo punto che andremo a trattare, sempre sul meridiano milza pancreas, è il punto numero 10, detto anche oceano di sangue o mare del sangue, e ora vediamo come localizzarlo. Appoggiamo la base della nostra mano sulla base della nostra rotula, in questo modo, dove il nostro pollice tocca, quindi sulla coscia, si trova il punto milza pancreas 10, detto anche punto del pensatore, perché lo possiamo, se non è troppo doloroso, stimolare anche attraverso il gomito, assumendo appunto la postura che ricorda la statua di Rodin, il pensatore. E ricordiamo sempre di stimolare anche sull'altra parte, se vogliamo nuovamente attraverso il gomito. Questi sono i punti che consigliamo per l'autotrattamento legato al ciclo mestruale. E vi auguriamo un buon autotrattamento e abbiate cura del vostro ciclo mestruale. Un caro saluto a tutti da Remedia.